Sto arrivando, gente, sto arrivando. Ciao a tutti. C'è la musica. La sentite? Che cacchio. Porca miseria. Oh, si è ribaltato tutto, tutto si è ribaltato. Tutto. Porca troia. Scusate le parole, eh. Porca puto giuda. Non so neanche cosa vi dite in realtà. Allora, sono pronto. Arrivo, eh. State a court. Uno spettatore. Perfetto. Così. Signor troppo. Ciao. Ciao, non si vede niente. Scusate. Sorry. Maronne. Forse dovevo accendere la luce della camera. Però aspetta un attimo. Guarda, è un casino. C'è la musica sotto fondo. Arrivo. Così potete vedere tutto il casino. Non parti tutto. Benvenuti. Allora, intanto fatemi fare un post di Instagram, scusate. Cioè faccio la storiella, così magari la gente mi viene a vedere. Dite, mi viene a vedere la gente. Fermo un attimo la musica, perché con questo artificio sto facendo andare la musica da Spotify, dal cellulare. Allora, fermi. Più storia. Storia. Ragazzi, siamo in live, pronti tutti, cliccate sul link, lo metto qui, qua, non lo so dove lo metto, cliccate sul link e venite a vederci che oggi si va avanti con la live Road to Milano War Games 2022. Spero di aver scritto il titolo della live giusto. Ok, metto un attimo la... facciamo Twitch... Così, mettiamo un bel loghetto di Twitch perché la gente capisce la situazione. E poi mettiamo un bel link. Che però, fatemi vedere un attimo dove lo posso trovare il mio link. Qua, credo. Comunque, benvenuti a tutti, benvenuti e benvenuti ancora. Sono in live, quindi voglio andare qui. E fare un bel... Non posso farlo da qui. Faccio così. E faccio... Cos'ha? Copio il link. Perfetto. Faccio Instagram. Faccio link. Attenzione. Ragazzi, attenzione. Link. Così. E lo incollo. E per finire faccio live. Mamma, questo no. Sono professionista, ragazzi, guarda.
La mia videocamera che mi sta puntando la luce in faccia fa cagare, ma la mia videocamera del cellulare è incredibile al confronto. Così forse un pochino meglio. Allora, metto una freccia anche. E magari faccio intanto anche un bel post su... Eccoci qua. Su Facebook, che non lo caga nessuno, ma lo faccio. Mamma, se lo faccio. Porca puttana, se lo faccio. Ah, Dio. Allora, qui, qui, eccoci qua. Allora, dividi. Bello. Siamo in live. E incolla. Perfetto. Perfetto, chissà se verrà qualcuno. Chissà, ragazzi. Ciao a tutti, io procedo. Io procedo, ciao. Ti aspettiamo un po' che si appropinqui qualcuno e poi siamo pronti a partire. Anche se effettivamente forse è meglio partire perché saremo in live un'oretta. Su per giù. Giù per su. Io intanto ringrazio tutti quelli che si sono iscritti nell'ultima settimana. La faccio ripartire, guardate un po'. Allora, follower abbiamo. Qui abbiamo, guarda qua, Dadoso, che immagino di sapere chi è. E ci segue. Poi ci segue Gianluca Sr 15. E lo facciamo partire. Gianluca, eccolo, benvenuto Gianluca. Poi facciamo partire Johnny Blaze. Johnny? Johnny? Ma, ah, c'è. Sappiamo tutti che non è nient'altro da fare che dipingere. Se per favore dai, fai man forte, almeno. E poi Gabbo54, benvenuto. Benvenuto anche a Gabbo54, benvenuti tutti i follower di Twitch che si sono appena uniti. Tutti gli altri, grazie, faccio in tempo a tornare alla fine. Tanto la fine è alle 10, cioè. Forse un po' più in là, se la gente ci mette un po' ad arrivare. Ha visto com'è il movimento della chat? Credo che alle 10 stacchiamo, a meno che non arriva un sacco di gente. Ace, mandami persone e poi te ne puoi andare. Chiaro? Partirei subito. Allora, intanto accenderei la videocamera, perché se no non facciamo niente. Poi vorrei ragguagliarvi su una cosa che è successa. Mettitela un attimo. Ace, stai calmo. Poi volevo ragguagliare, poi quando c'è un po' di gente racconto, una cosa che è successa nell'ultimo video di... ho sbagliato nell'ultimo video, devo rifare da capo, nell'ultimo video di che ho registrato per il torneo di Marvel Crisis Protocol. È successa una roba nelle riprese, ragazzi, che voi non avete idea, ma aspetto di sapere più gente. Ace, tu non lo sai neanche cosa è successo, ti terrò informato di questa situazione. Così. E cosa? Dovrebbe funzionare come PC cam. Adesso io faccio così. E perfetto. Sì, ma adesso se ne va, ha detto Jack. Porca miseria, guarda che... Perché oggi non si vede niente di luce? Perché non c'è luce stasera? Cosa sta succedendo? Era molto più luminoso l'ultima volta. E niente, Jack, portaci gente. Visto che Ace se ne va, portaci gente. E volevo mettere la videocamera, quell'altra. Tipo questa.
Perfetto. Non so perché non c'è luce. Devo cambiare tipo di luce? No. Peggio che peggio. No. C'è qualcosa che non va oggi. Tipo, se tengo premuto, cosa succede? Si sta muovendo tutto, ma non riesco a trovare la luce giusta. Finisce, bravo. Ma a casa mia? Ah, adesso si sta abbassando. Adesso si illumina, aspetta. Ma questo è il massimo della luminosità query. Ma perché? Ma c'era molta più luce l'altra sera, scusate, non è vero? Oh sì, adesso non si vede niente, scusate un attimo. O è la videocamera che sta... O è la videocamera che sta facendo le bizze. Scusate, allora. Tac. Tutti in modo, ma nessuno sa moderare. Questa è una sacrosanta verità. Allora, fermi. Non so se ho un'altra luce. In realtà sì. Attenzione. Fermi tutti che ci organizziamo. Entro le 21 e un quarto partiamo. Portate gente. Porca miseria, guarda qua la situazione com'è degenerante. Allora, fermi un attimo, che oggi ci si organizza in modo un po' alternativo. Allora, perché io ho una ring light che speravo di non dover tirare fuori. In realtà, si vede un cacchio per oggi. Se io prendo questa ring light, no? E l'attacco tipo nell'ultimo spazio libero per la mia USB, se ce ne ho, se ce ne ho uno, aspetta un attimo, così. Così, e poi accendo così. Oh, meglio. Sì. Sembro Gesù, ma meglio. Adesso, ora, capire come gestirla, perché? Perché non ho niente a cui attaccarla, se non il coso della ring light, che però non ho voglia di montare su. Quindi facciamo così, una situazione di difficoltà. Perfetto, schiacciamo i modelli. Oh, è cambiato ace. Adesso io non voglio dire che sei veramente un bastian contrario. Però figa, eh. Cioè, ci vediamo dopo, bastardo. Da te. Eccoci qui. Ora, la situazione luce un po' è cambiata, perché in teoria sarebbe meglio metterla così. Vedi? Così sarebbe perfetta la situazione luce. Il problema è che se io metto quella luce lì, io non ci sto più. Ma proprio zero. Aspetta. Finirà a merda questa serata, io ve lo dico. Vi voglio bene tutti. Gio Bastia al contrario. Bastardo, guarda. Ah, ciao Antonio, benvenuto, benvenuto. Allora, oggi prima di tutto cerchiamo di risolvere la situazione luce che ha deciso la mia videocamera di non riprendere più la luce a modino. Risolta la situazione luce, proseguiamo con il montaggio di modelli di... No, il montaggio in realtà è stato finito fuori live, scusate, eh? È stato finito fuori live di modelli di Age of Sigmar. E proseguiamo con una situazione di imbasettamento, tutto preparandoci, come avete visto, da altre situazioni, per
Per me, l'Hunger Games 2022, ora vedrete questa luce un po' fastidio. Spero di. Vediamo se riesco a togliermela da così. Oh, allora io inizio ad avere già caldo. Però magari vi aiuto. Cioè, sicuramente vi aiuto. Quello che dicevo è appunto che serve per la roba di Milano Hunger Games 2022. Quindi eccoci qui a preparare i modelli. Se io riesco veramente a avere dello spazio, eccoci qui. Oh, allora, sono delle driadi di Age of Sigmar. Togliamo tutto quello che non serve, mettiamo la musichetta lounge di sottofondo e si parte adesso, perché sono le 21:15, andiamo avanti per un'oretta, quindi fino alle 22:15, scusate. E a quel punto si prosegue. Ovviamente, serata relax, se avete dubbi, perplessità, curiosità, chiedete. Non sento se la musica è partita. La musica c'è. Se avete altri dubbi, o se è alta, ditemelo. Perché la musica di stasera è offerta da Spotify, playlist copyright free. Sta cadendo la luce e eccoci qua. Quindi proseguo. Allora, l'ultima sera ci siamo incontrati, ecco qui, abbiamo iniziato a montare i modelli di Warhammer Age of Sigmar. Vedete, qui abbiamo l'uomo albero, abbiamo la capadriada, la scimotta qui, ok, e poi abbiamo le driadi, che a quanto pare ne ho contata una in meno. Stavo già dividendo un po' le truppette per vedere cosa fare, avevo fatto truppe da 5, a quanto pare sono 16, quindi facciamo due truppe da 8 e prendiamoci le balle. Queste driadi saranno create a tema morte, di conseguenza ora ci impegniamo. Avviciniamo proprio la luce, un po' meno forse, così, senza che cada davanti alla videocamera magari. Sono a tema morte, quindi andranno imbasettate per rappresentare il tipo di morte. Questi qui sono modelli che non c'entrano niente, quindi ora li spostiamo temporaneamente, ma volevo farveli vedere, guardate che carini. Stavo per un video, stavo preparando i modelli di Hellboy e sono molto orgoglioso del fatto che sto iniziando a usare i pigmenti per le vasette. Se riuscite a vedermi magari così, un po' più alla luce, ecco, vedete? Che effettivamente danno un effetto molto diverso, non si vede bene sfortunatamente perché... c'è un attimo così... Troppo. Torniamo un po' in posizione. Qua, se riuscite qui... E magari qui davanti? No, non riesco. Io, ragazzi, oggi io non ho luce per farvi vedere le cose, però vedete. Ecco, ho usato i pigmenti, che sono una tecnica particolare. Questi qui della Green Stuff World. E mi sto trovando parecchio bene. Quindi, io procederei. E stavo appunto facendo questo. Oggi andiamo avanti di imbasettamento e in teoria... scusate, ho dunque un po' il microfono. In teoria adesso imbasettiamo. Allora, come voglio imbasettare? Voglio dare, come dicevo, una tipologia di morte. Quindi, cosa c'è di meglio se non pezzi di teschi ovunque, vero? E per l'occasione ho questi pratici teschietti GV che sono utili praticamente a qualsiasi cosa, che andiamo a utilizzare. Ora, è la prima volta che li vado a utilizzare, perché li ho comprati, tutti questi teschietti belli di Games Workshop, ma mi dava un po' d'ansia iniziare a utilizzarli, perché non li volevo finire. Cioè, nel senso, comunque, sono fatti per essere usati, no? Ovviamente. Però sai, quelle cose che dici, oh, ma che belli, oh, non li voglio usare, e sì, così. Allora, questi sono quelli di Warhammer 40.000, quindi direi che li togliamo, perché facciamo una cosa a tema fantasy. Già questi possono essere utilizzati, no?
Iniziamo a fare un lavoretto fatto bene, quindi. Iniziamo dal gigante uomo albero. Vedete qui. Andiamo un po' a imbasettarlo. Come possiamo fare? Allora, spostiamo intanto le driadi. E ci avviciniamo all'uomo albero. Senza vomitare tutti, ragazzi. So che sarà molto difficile. Anche perché io non ho spazio per lavorare qua. Devo organizzarmi meglio. Eccoci qui. Vedete? Andiamo un po' a imbasettare. Imbastiamo questo uomo albero. Senza farlo cadere. Senza magari impallarvi la videocamera. Allora. L'uomo albero necessita, secondo me, di alcuni teschietti particolari. Cioè, comunque dobbiamo riempirgli la vasetta. Dico, non tutto di teschi, però buona parte. Allora, quindi questo teschio qua, questo uomo bestia, barra demone, io ce lo prendo. Così. Poi, magari... anche questa mascella spaccata. E poi teschiettini a caso, no? Tipo questo. Cioè, poi non ne metteremo tantissimi, perché non è che voglio proprio riempire la vasetta. Però... perché limitarsi? Li abbiamo, non li abbiamo mai utilizzati. Magari ecco anche un teschio tipo così. Uno cos'ha? Ecco fatto. Iniziamo a dare una parvenza di basetta fatta bene. Quindi la colla per plastica, come mi avete suggerito voi l'ultima volta. E che cazzo? Sorry, scusate le parole. Andiamo magari a mettere così una piccolina per plastica. Ecco, fate mettere questo bel teschietto che non vedete mai. E magari qui ci mettiamo anche... è che avrei bisogno di una piccola pinzetta per fare questi lavori qui. Così. La imbastisco un po' in modo da dargli una parvenza veramente di morte. Qua la gente è diventata cadavere solo a stare in zona da queste parti, no? Di questa mandibola. Un altro teschietto. Magari facciamo un agglomerato di teschietti, mettiamo un paio, che dite? Vedete, poi se vorrei veramente farvela vedere bene, porca puzzola, ma non riesco stasera. Così. Così. Ma che musica incredibile comunque che ho messo. Oh, scusate, avete l'uomo albero in faccia, non era mia intenzione. E poi mettiamo un paio qua. Uno qui. E uno qui, vedete? Allora, abbiamo messo un po' di teschietti. Ora, il concetto, secondo me, non è soltanto però fare una questione di teschi, ma fare proprio un cambio di texture. E come la facciamo questo cambio di texture? Secondo me dovremmo mettere dei sassolini. Però ora io non mi ricordo dove avevo messo il mio sacchetto di sassolini.
Quindi quello che potrei fare, perché io avevo un secchiello di sasso, non so se voi ve lo ricordate, il famoso, mi sto impiccando con le cuffie, poi non so se vi ricordate, avevo il mio famoso secchiello di sassolini, ma il mio secchiello di sassolini è sparito tempo solo. Quando ho messo in ordine tutto, perché ovviamente così era più facile di trovare la roba, no? Giustamente, ma non è questo il caso, credo, perché il mio secchiello è anche finito. Scusa un attimo, che musica incredibile, non la sento bene. Allora, secchiello, ma veramente, come potrei averlo messo? Non credo di averlo buttato, secchiello di sassolini, era una delle parti fondamentali del mio essere wargamer. No? Allora, potrei averlo buttato. Potrei, ma non è detto. Però, per non saper leggere né scrivere, ho del cork. Ho del cork che può essere utilizzato senza problema alcuno. Permabanni chi? Siamo in due. Permabanni te stesso? Allora, fermi. Ok, mi rimetto le cuffie, intanto credo che non cambi assolutamente niente di come lo sentite, se ho le cuffie o meno. E poi prendo questo sacchettino. La mia ragazza non deve sapere cosa è appena successo su questa scrivania con il cork. Nessuno dovrà mai saperlo. Zitti tutti, se qualcuno parla lo uccido. Allora, fermi. Ecco, allora ho un sacchetto di cork. Fermiamoci qui. Ora, se vedete, ve lo porto qui, che sembro scappato di casa. Però questo sacchettino dell'umido, ho questo sacchettino di umido, vedete, con il cork. Ora, allora, via di colla vinile, che non ho spazio per lavorare. Scusate un attimo. Molto meglio, cioè, allora diciamo che non è meglio, perché non è meglio, o magari vedete un po' di più cosa succede e vi viene meno da vomitare, per dire. Poi in realtà non è affatto detta questa cosa, eh? Ho appena nominato, però. Così e cade la videocamera, ecco perché. A caso per mabanna me, allora, cioè, cosa devo fare? Oh, più o meno meglio. Ora, procediamo. Qui prendiamo del cork e ce lo mettiamo su. Un po' in realtà come capita, perché io adesso metto un po' di... Vedete? Colla vinilica un po' a caso. Ma veramente tanto a caso, ragazzi, come Jack che vuole permavannare. E poi corchiamo così. Perché ho perso il mio... La mia... niente, dai, facciamo le cacate allora. Perché ho perso il mio cestello di... Eccoci qua. Così. Il mio cestello di sassolini, e questo è tipo una specie di dramma psicologico all'americana. E qui abbiamo messo il cork. Ora potete vedere che abbiamo i vari teschietti e il cork, e qui siamo tutti d'accordo. Ora chiudo la mia colla vinilica e faccio vedere l'ultimo passaggio che vorrei fare per questa basetta,
che poi andiamo a ripetere su tutte le driade. Abbiamo tre quarti d'ora e lo facciamo in ganzissimo modo. Ripeto, se avete domande, dubbi, perplessità, vi volete scrivere, vi volete farmi la subscribe, vi ringrazio. Se la musica è alta, se io non parlo, ecco, se non c'è il mio audio, magari ditemelo, per questa leggenda metropolitana di cui si parlava tempo addietro. Grazie mille. Allora, adesso quello che andrò a fare è utilizzare questa texture valley, vedete? Vedi? Qui è in realtà è grigio questo colore, però. E andrò a metterlo su tutto il pavimento. Quello che faccio di solito io in realtà è farlo dopo, perché così è già il colore di base della vasetta. In questo caso, visto che voglio dare dei colori particolari, lo farò prima, in modo da poi, quando andrò a dare il colore di base al modello, potrò dare il colore di base anche alla vasetta. Adesso vi faccio vedere qui e poi proseguo con tutti gli altri a scatuffione, cioè tutto insieme. Vedete? Questa è una specie di cemento che poi andrà a solidificarsi e creare una texture. Quindi non avrò bisogno, per l'amor del cielo, meno male, di usare la sabbia, che è bella e realistica quanto volete, ma porca di quella porca quanto sporca. E io in questa vita non ho voglia di sporcare. Ne va della mia salute mentale e della mia donna. Adesso ditemi che non è chill questo momento, per fare quasi ASMR. Arriva sempre un momento ASMR nel mio live, incredibile comunque. Che musica incredibile, comunque io ripetisco, dico e faccio. Ma allora, sono convenienti. Allora, in realtà, non ti aspettare con i texture valleio gli effetti particolari che fa GV, nel senso che se vuoi qualcosa tipo quelli che si spaccano il terreno per fare l'effetto desertico asciutto, devi andare su
non un vallegio, ma un, come si chiamano, green staff, che fa modelli appunto per wargame, cioè fa strumenti per wargame. La vallegio non fa proprio strumenti per wargame, fa strumenti per il modellismo, quindi non ha quelle cose particolari, quelle te le devi creare tu. Se cerchi una texture normale, quindi come questa, che è semplicemente un cementino, sono perfetti. A parte che sono perfetti, mi trovo benissimo, ma poi costano niente, cioè GV te ne vende da 50-60 grammi, questi sono, quanti sono questi, 200, forse 200 no, ma ci arriviamo vicini. Eh no, sono 200 ml e il costo è tipo quello, cioè questa cosa non costerà più di 10 euro, cioè se vai su Amazon, anche tramite il mio link che trovi in descrizione, secondo me, guarda che sei a postissimo per veramente tanto tempo, eh? E io li consiglio. Cornuto qua dobbiamo passarci sopra. Perfetto. E la prima basetta, scegliere bene, scusate il pennello in bocca, vedete che è finita. Voglio dare più o meno questa parvenza a tutte le basette. Quindi parte di cork e i teschietti. Ora lo devo fare su tutte le altre dritte. Diciamo che abbiamo 45 minuti. Se ci diamo da fare, non dovrebbe essere un gran problema. In modo da finire questa parte, e la prossima volta, quindi la prossima live, che sarà ancora o mercoledì o giovedì, andiamo a completare il tutto. Cioè, o almeno iniziare la pittura più che completare il tutto. E mettiamo via questo mentre si asciuga, per non sporcare niente, e sporcheremo tutto. Sappiatelo, ve lo dico già, lo sappiamo. Puliamo questo pratico fazzoletto, perché non ho portato un barattolo con l'acqua, il pennello, perché sennò ci abbandona per sempre, perché il cemento cementa anche le setole. Infatti era un pennello da buttare. E procediamo. Mettiamo le cose superflue e si parte. Adesso facciamo tutto in serie, ragazzi, quindi prima tutti i teschietti, poi il cork e poi la texture. In realtà i teschietti forse me ne stacco un po' a caso, così inizio a averli anche per tutte le basette. Va bene, non so se usare anche per questa driade, visto che è un capo, anche questo è un teschio un po' più arrogante. Magari uno di questi, dai, un bel cornuto di Nargol, ce lo piazziamo lì solo per lei. Allora, che poi in realtà sapete che ho dovuto fare una cosa perché mi è stata consigliata da qualcuno che studia marketing, ed è stata riaprire TikTok, che avevo già io come organizzazione e passione, ma che non ho mai usato. E quindi a sto punto, visto che in live siete pochini, la basso è, se la musica è tanto, visto che in live siete pochini, ne approfitto magari per registrare, togliere subito quest'audio magari, e registrare qualcosa per TikTok, così magari facciamo tutto insieme. Vedi? Tipo se io volessi fare tipo una cosa così, no?
per TikTok. Facciamo insieme i TikToker. Tipo così, no? Faccio così. E faccio cos'ha. Ah, non posso. Quanto sono lunghi i video di TikTok? Non ho mica capito. È andata via la musichetta. Allora, rifacciamo. Allora. Scarta. Allora, riproviamo, eh. Ragazzi, fermi tutti. Tanto di tempo ne abbiamo. Ma secondo me lo sprechiamo tutto per sta stronzata, però fa niente. Poi prendiamo i teschietti. Facciamo vedere questa cosa qui. Vedete, facciamo vedere la scatola, facciamo i TikToker veri. Poi li incolliamo sopra. Senza. Sempre uguale, sempre così deve andare, guarda, sempre così. Tipo così, ci mettiamo il Nargol un po' a fanciufolo qua sopra, no, così però rovino il modello, ecco, così. E qui rovinavo proprio il modello, cioè proprio spaccavo tutto. Ok, tutta la composizione la spaccavo. Intanto fuori sta venendo il diluvio, sento l'uragano. Ok, quindi se io ora faccio così. Poi faccio a questo punto. Guarda, a questo punto, ragazzi, proprio facciamo questo video di TikTok, faccio tutte le cose fatte bene, così, e faccio così. Poi faccio cos'ha? E ci metto il cork, come abbiamo stabilito prima, così. Porca miseria, è saltato via del cork. Guarda, dopo devo passare l'aspirapolvere, guarda. Devo proprio passare l'aspirapolvere dopo. Ok. Oh! È volato! Scusate tutti, è volato, è volato. Comunque, benvenute le persone che sono appena arrivate. Grazie per essere venute a trovarmi. Io sono uscito con Billy nel momento preciso in cui iniziate più. Perfetto, tu sei sempre sul pezzo. Come io quando non faccio uscire i video nell'orario giusto. Bravo, Jack. Porca miseria, guarda che c'è la sfiga, ci chiama, ci dice: oh, così siete sfigati, siete. Esatto, così. Adesso facciamo questo altro. Vedi, facciamo così. Così. E l'ultimo pezzo, non so se faccio tempo a farlo, con facendo vedere che cosa utilizzo, quindi ce lo metto direttamente. Non so se manca un pezzo su TikTok, fa niente, perché TikTok è per le persone così. Hai mai provato speciali della Vallejo? Li ho presi, ma li ho ancora usati. No, in realtà no. Spiegami di cosa si tratta. Quali sono questi specialist di cui stai parlando? Cosa servono? Sono come quelli della GV che ti fanno fare le cose fighe? O cosa? Io mi trovo bene con la roba green stuff. O almeno mi intriga, perché non l'ho ancora provata tutta. Cioè, appunto, sto provando i pigmenti della green stuff e mi trovo da Dio.
Adesso ragazzi faccio sta cosa e riprendiamo a fare le cose fatte bene, mica i video di TikTok tutto il tempo. Oh, coccio, è venuto via il cork. Torna lì! Torna! Tornato. E niente, l'ho spostato di nuovo. Sono proprio un infame, guarda, quando faccio queste cose. Così. Perfetto. Tacchete. Tac. Puliamo ancora il pennello. Cacchio, se lo puliamo. E si riparte. Intanto grazie a tutti quelli che sono arrivati. Adesso faccio ripartire la musica. Sto facendo un video di TikTok perché sono diventando un social media a tutti gli effetti e un marchettaro mi ha detto di iniziare a farlo. E in questo caso abbiamo finito. Vediamo come è uscito. Beh, oh, sembra un figo, un video figo. Sembra un video veramente figo. È fichissimo, eh? Ragazzi, io non ho altro da dire. Quindi questo lo vedete anche voi, così non lo dovete vedere su TikTok. Vedete come è uscito? Vi piace? Lo avvicino un po'. Ecco qua. E questa è la seconda. Ora magari proseguiamo un po' più celermente. Che dite? Allora. Questo lo finiamo dopo. Vorrei salvarlo come bozza. Si può. Bozze. L'ho salvato nelle bozze. Fermi tutti, che se ho fatto casino. Dopo mi sentite bestemmiare. Allora, ho acceso un'altra luce perché così va bene nella vita. E rifaccio partire la musica. Così magari non scappate annoiati perché io parlo e dico scazzate. Ditemi se è alta, se è bassa, ragazzi, e io continuo. Abbiamo tutte queste delle da fare in mezz'oretta. Perché avevo detto che resto mezz'ora? Perché. Perché sì. Ma che cacchio. Mezz'ora perché in teoria la live finisce alle 10. Ma no. Nel senso, finisce alle 10, però visto che abbiamo iniziato effettivamente un quarto d'ora dopo, andiamo avanti. Continuiamo qui con i nostri teschietti. Con le nostre driadi della morte. Non ne mettiamo tanti, però facciamo capire che è una situazione di personaggi che hanno paura di morire uccisi dalle driadi, capite, no? Cioè, anch'io avrei paura di driadi mortifere come le andremo a spingere noi. Poi lo schema di colori è ancora da capire perché ero molto indeciso se fare un bel nero e rosso, che ci sta bene, nero e rosso, grigione e rosso, oppure un bel nero e un verdone benefico, che effettivamente per delle creature della morte legate alla natura probabilmente è un po' più consono, però non saprei. Voi cosa mi dite? Cosa vi sconquiffera? Cosa vi solletica? Porca miseria! Ok. Altri teschi, altri teschi. Teschi, cazzo, se facciamo altri teschi. Affanculo, spido, se facciamo altri teschi. Sì,
San Crispino se facciamo altri peschi, voilà. Ci diamo sotto e stasera si fanno teschi, cazzo. Ecco un po' per lo squadro. Allora, scusate, ho mosso tutto, non volevo dare un pugno alla videocamera. Oddio, mi è venuto via il teschio. Che poi, allora, devo capire qual è il capitano. Qual è che ho fatto capitano? Chi può dirlo? Credo quella lì. Ma credo saranno due squadre da 8 quando saranno finite per giocare a Warsurge. Ovviamente per, ricordiamo, Milano Wargames 2022. E niente, mi volano i teschi. Beh, non è rimasto attaccato. No, no, non avete visto niente. Questo braccio che si è staccato in modo infame. Dove lo volete mettere? Bastardo. Questo braccio poi non si attaccherà mai più, perché era già colla su colla, è finita. Magari sì, eh. No, infame. Non ce la faremo mai con questa situazione di colle. Mi è caduto anche un teschio in mano. Ok. Comunque, martedì prossimo ho una bella partitina a Warsurge, sappiatelo. No, questo non lo metto. Una bella partitina a Warsurge, spero vada tutto bene. Secondo me sì, che tanto è Warsurge, cioè nel senso. Va bene per forza, cioè nel senso, è un gioco fantastico. Il problema vero di Warsurge che sto notando... è che può piacere soltanto a pochi tipi di persone, a parte quelli che hanno voglia di inventare, e questo è assodato perché devi crearti le tue statistiche, no? Ma la parte di Warsurge è proprio quella, nel senso creare le proprie statistiche. È noto che nel momento in cui mi chiedono una demo, magari per sostituire un Warhammer 40.000, le persone che poi mi chiederanno una demo, secondo me non verranno completamente soddisfatte da Warsurge, perché comunque ha delle regole che possono soddisfare. Il problema vero è che non, secondo me non lo farà a queste persone che cercano di surrogati di Warhammer 40.000, perché la parte migliore secondo me di Warsurge è creare e inventarsi le proprie statistiche, cosa che effettivamente chi cerca un surrogato di un altro gioco non ha voglia di fare, vuole copiare un codex. Il problema è che se lo crea lui, secondo me già può godersela di più. Se non ha voglia di mettersi, il risultato di Warsurge è che ti scarichi una situazione di statistiche create da qualcun altro, con l'unico risultato che alla fine giochi un gioco come un altro. A proposito di giocare un gioco come un altro, esce Xenos Rampant, che è praticamente la versione sci-fi di Dragon Rampant, e se ne hanno fatto delle buone modifiche, io non vedo l'ora di provarlo. Adesso mettiamo un teschietto solo perché è triste. Se l'hanno fatto bene, io non vedo l'ora di provarlo. Ricordo che è appena uscita la seconda edizione di Lion Rampant, in che chi ha tutte le versioni dice non essere un granché.
in quanto l'espansione, il secondo edizione di Dragon Rampant non è altro che la prima edizione rivisitata e migliorata, ma chi aveva comprato già tutte le espansioni di Dragon Rampant, i supplementi usciti, non ha trovato un granché in più. La particolarità che potrebbe risolvere Dragon Rampant, che quindi io vorrei vedere un più espanso, cioè nel senso, nel momento in cui Lion Rampant ha successo, io vorrei vedere anche un bel Dragon Rampant 2 fatto bene, perché secondo me è lasciato a se stesso, ma poteva creare, poteva essere veramente una figata Dragon Rampant fatto bene. La particolarità è il aver tolto, comunque aver messo come regola opzionale, scusate io parlo, tanto perché non parlare, la particolarità è aver messo come regola opzionale quella del saltare il turno quando fallisci il test. E quella era una cosa che odiavo, odiavano tutti in realtà, perché per quanto tu puoi dire che è una regola pensata, pensata bene e tutto, a un certo punto devi venire a patti col fatto che è sbilanciata, perché tu rischi di non fare niente mentre il tuo avversario fa tutto. Anche adesso c'è questa possibilità, ma un tiro sfortunato di dado, mi è caduto un teschio, ma un tiro sfortunato di dado non ti pregiudica tutta la partita. Poi, se dado ha la solita sfiga, avete capito? È che dado non ha guardato la live, non la sta guardando, però era una bella battuta. Dai, mi sono pinzato il dito e sono stato una persona cattiva. Basta saperlo. Comunque, Xenos Rampant, se permetterà di giocare un Warhammer 40.000 fatto da Dio, con meno... Allora, se devi fare un Warhammer 40.000, devi avere meno polso e rendere meno incisiva la questione, secondo me, multipli di 6, robe così, non nel combattimento, ma nella stilazione della lista. E devi anche, secondo me, ridurre il... gli svantaggi dati dal coraggio e dalla rotta, perché quelle sono palesemente di carattere fantasy o storico in Dragon Rampant. Secondo me devi quindi rivedere quelle parti lì se vuoi implementare in un wargame sci-fi, scusate. Ma può essere una cosa veramente figa. Finalmente potrebbe essere un vero gioco sci-fi vanilla, perché effettivamente, se volete vedere, non esiste un gioco sci-fi vanilla a livello di Warhammer 40.000, e finché qualcuno non ci si mette non esisterà mai. È brutto da dirsi, ma non esistono giochi sul mercato come Warhammer 40.000, perché semplicemente Warhammer 40.000 è un gioco fantasy medievale con i fucili. Sono 8 colori, 2 effetto sangue, 2 effetto ruggine, 1 effetto ossido, 1 effetto omito, 1 effetto pelle morta e un chipping. Beh, oh, non male. No, non li ho mai provati sinceramente quelli della Valleio, però a sapere che ci sono adesso mi ha incuriosito. Mi piacerebbe veramente tanto. Cioè, comunque la Valleio fa ottime cose, fare cose così di modellismo secondo me gli fa solo che bene. Allora dai, questo qui ne metto uno solo e questo qua ne metto due, perché sembra che sta giocando a basket, vedete, e allora questo gli metto due perché lui palleggia. Mi sono fatto venire voglia da solo di comprare Dragon Rampant. No, Dragon Rampant ce l'ho. Lion Rampant seconda edizione. Ve la butto lì. Ok. Abbiamo fatto i teschi.
Ora partiamo con la parte numero 2 del nostro tutorial su come fare le vasette, che è facciamo il cork, ma questa volta, visto che non voglio né di sporcare né di farmi girare le palle, facciamo un bel dipping di cork. Niente, l'ho lanciato di nuovo. Facciamo un bel dipping di cork, facciamo così. E niente, e ci sfondiamo di di coso qua, come si chiama, il cork, ragazzi, il cork, cioè il cork, no? Avete capito di cosa si tratta, no? Il cork, il sugar, ecco. Sugar numero 1, facciamo il sugar numero 2. Così. Tanto tempo di questo fine procedimento avrò spaccato tanti di quei bracci, ragazzi, che non avete idea. Ok. Tiri, 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 che musica, comunque, ragazzi, che vi ho fatto, hai visto? Viene tutto dal microfono, quindi ci sarà, secondo me, un po' fastidio. Ma non importa. Non importa perché almeno avete un sottofondo musicale nel momento in cui io sto zitto. Io sto mai vibro, mi arrivano dei messaggi, abbiamo un quarto d'ora, ragazzi, è un quarto d'ora per finire queste triadi di altissimo livello. Poi ovviamente parliamo solo della vasetta, perché ricordo che nel prossimo episodio iniziamo a dipingere. Poi ovviamente il base, il colore base, lo darò fuori live. Con una bella spruzzata generale di nero, perché dobbiamo ridurre al minimo le tempistiche di produzione di questi modelli, visto che ci servono per la fiera del 27 novembre. Abbiamo ancora tempo, abbiamo 2 mesi, ma mi piacerebbe averli pronti, anche perché è un'ottima cosa. Da quel punto in poi, porca troia, è esploso. Da quel punto in poi possiamo soltanto, tra virgolette, o abbellirli o migliorare la situazione campi per la fiera di Milano Games. Non per niente questa serie di video si chiama Road to Milano Games 2022. Potevo magari taggare Milano War Games in modo che, non lo so, ricondividesse la live. Ma a me non piace la fama. Mi piace fare le cose nel mio piccolo. Cavarmela da solo. Però potevo taggarli ora che ci penso. Bravo, Mattia. Perché io so usarli i social. Cosa cazzo faccio a fare questo lavoro se non so usare i social? Io devo essere un po' più spavaldo in queste cose. Voi che dite? Sto aspettando che mi arrivi la seconda, la mia capire, Iranium Rampant, seconda edizione. Vedo l'ora che arrivi novembre, così ordino anche la versione se fai. Guarda, tu cosa mi racconti un po' di Iranium Rampant? Io sinceramente, allora, ci ho fatto anche una campagna a tema crociate. E mi sono divertito, perché in poco tempo riuscivi a creare comunque una partita interessante. Forse non l'abbiamo fatta molto approfondita, però vedere che c'era tutto dipinto ai tempi mi ha divertito un sacco. Lo vedo un po' come nostalgia, nonostante poi la campagna non sia stata finita. La vedo un po' appunto come nostalgia quel periodo, sì. Vorrei riproporlo.
o ripropormi. Jack, sei in live? Ci facciamo una partita a Lion Rampant seconda edizione con tutte le cose che dobbiamo fare? Facciamo anche questo? Ti va? Lo facciamo storico. Facciamo i vichinghi che ti piacciono un sacco. Ma qui c'è un buco nel sacchetto. Oh no! Cork dappertutto. Non ne sono sicuro che... Ma c'è un... Già che non riusciamo a fare niente, sappilo. Cioè, con tutte le cose che abbiamo in ballo, non riusciamo a fare niente. E poi hai rischiosto... Hai risposto al mio vocale? Sei un infame, eh? Non so che non hai risposto al mio vocale. Altrimenti avrei visto la risposta. Cristo, come sono sagace. Sapete che mi fa malissimo la mano destra per schiacciare il pinnaville? Sto soffrendo. Ho rotto ancora il braccio? Questo braccio è una merda, scusate, eh? Vabbè, più o meno. Tanto dipingerlo, ragazzi, sappiate che verrà via sicuramente. Ricordatevelo adesso. Jack, facciamo vichinghi contro normanni. Ho avuto un discreto culo. Sì, ho avuto un discreto culo a conoscere una persona interessantissima a caso, ma sinceramente vorrei parlarvi del fatto che ho iniziato a leggere un libro. Un libro, voglio rendere partecipi un po' tutti di questa cosa per cambiare la propria vita. No? Ora, non è che vogliamo entrare un attimo in Scientology o quelle cazzate lì, però è un libro che vi spiega psicologicamente cosa funziona nella vostra testa e nelle teste delle persone che avete intorno, no? Fa un po' riferimento alla PNL, tutte quelle cose lì, non per convincere le persone, ma per capire come pensano e quindi vivere meglio la vostra vita. E una delle cose che... uno dei concetti fondamentali, possiamo dire... Buonasera Marcello, buonasera, benvenuto. Uno dei concetti fondamentali di questo libro è... le persone non fanno le cose di cui hanno paura perché... la felicità che ottengono, come si può dire, nello stare fermi, ok, è superiore alla felicità che probabilmente otterrebbero nel fare qualcosa. In poche parole, se io posso aspirare a ottenere qualcosa nella vita, so come farlo, ma non lo faccio perché ho paura. E questa cosa mi renderebbe felice. Le persone non hanno la mentalità di pensare a lungo termine, di conseguenza preferiscono avere la felicità modesta che hanno ora e non riescono a concepire la grande felicità che potrebbero avere sforzandosi o facendo dei sacrifici. L'esempio più calzante è quello della dieta. Le persone non riescono a mettere in rapporto la felicità di diventare magre e quindi non riescono a seguire una dieta perché sono molto più felici nel pensare che stasera posso mangiare il McDonald's, perché è un bisogno attuale che soddisfi subito. Mentre non riescono a concepire la felicità che avranno nel mettersi a dieta e nel dimagrire, quello che otterranno e i benefici. Non riescono a concepirlo. La felicità futura e che richiede impegno è molto meno perseguibile della felicità a breve termine che puoi ottenere subito. Ovviamente questo poi crea delle sofferenze e robe del genere a lungo termine, ok, ma
a breve termine state bene. È un po', giusto per non entrare, non voglio entrare in politica, è un po' il concetto anche del, perché poi lo vai a vedere un po' dappertutto una volta che questo concetto ti è entrato, che ti è entrato in mente, no? È anche il concetto delle centrali nucleari, no? Ai tempi in cui si doveva pensare di mettere il nucleare in Italia, a parte tutte le questioni politiche che ci potessero essere dietro, si aveva due strade. O la strada di ottenere una felicità attuale, cioè non mettere le centrali nucleari, non rischiare l'esplosione, non rischiare l'incidente come Chernobyl, e di conseguenza stare tranquilli. Oppure dire, ok, ci facciamo un po' di mazzo adesso, non siamo felici adesso, siamo insicuri adesso, per essere più felici poi, quando avremo le centrali. Ora, il culo che ho avuto oggi è stato ragionare in questo modo, nel senso, io ho un po' di disagio con le persone, non tanto, però, cioè, mi trovo bene con le persone, però quando devo andare a parlare con qualcuno volontariamente un po' paura del giudizio, roba del genere, quindi per dire, sono sempre passato davanti a un chioschetto che avevo vicino al lavoro, ma non ho mai preso il caffè perché avevo un po' di disagio nel fermarmi, chiedere un caffè e roba del genere, cioè nel senso davanti a tutti, perché poi non era neanche un bar, era proprio un chioschetto in mezzo alla strada e avevo un po' di disagio, non mi sono mai fermato. Un giorno, quando ho iniziato a leggere questo libro per cambiare un po' la mia vita, ho iniziato a pensare, ma che male fa andare in quel chioschetto? Nel senso, è ovvio che a breve termine avrò un po' di disagio, nel senso che mi fermerò, ma a lungo termine avrò un posto dove magari fermarmi e prendere il caffè durante la strada per il lavoro. Ho fatto un po' questo ragionamento. E è uscito fuori che questa persona del chioschetto, questo proprietario, è una persona che può aiutare, possiamo, senza andare nel dettaglio, può aiutarci lavorativamente, sia nella mia vita vera che nella vita YouTube. E io posso aiutare lui, dopo un po' di giorni che andavo al chioschetto. È una cosa che non avrei mai ottenuto se non avessi superato e non avessi pensato al dire magari con uno sforzo piccolo adesso posso ottenere qualcosa di più importante nel futuro. Ovviamente è comunque a caso, ma è un bel pensiero da tenere a mente, ragazzi. Quindi non rinunciate a qualcosa di difficile perché sembra difficile adesso, perché in realtà magari ha un risultato positivo dopo. Fine. Scusate. Quando si fa SDA? Non ne ho la minima idea, Jack. Non ho proprio zero idea. Io adesso metto via il cork. Ho anche pulito il cork. Ho gli ultimi 5 minuti di live in cui inizio a mettere il cementino. E poi tra 5 minuti chiudiamo. Così io sono felice, la mia donna è felice, siamo tutti felici. E anche questa live l'abbiamo sfangata. Piano piano, una live alla volta, perché sempre passione torna in carreggiata, ragazzi. E riprendiamo il nostro cementino della Valleio e ricominciamo questo piccolo lavoretto. Ovviamente, come è successo per il montaggio, finirò da solo questa parte, perché non riusciamo a finirla, e prossima volta si inizia a dipingere. Oh signore, ho colpito la lampada, scusate. Non chiude le sale che dura troppo. Ma che riunione Matt è? E poi perché arrivi adesso? Matt, scusate, Matt è un'altra cosa. Ma soprattutto perché mi arrivi adesso? Dai! Che cacchio! Ma poi perché la riunione a quest'ora? Scusami un attimo, Muffin. Oh signore, ho schiacciato, sporcato tutto questo teschietto. Perché sono in una delle 23. Ma perché? Ma cos'è questa cosa? Ma che lavoro fai? Si può sapere che lavoro fai? Le riunioni che durano così tanto devono essere soltanto relative alla salute pubblica. Altrimenti, chi se ne frega? Commissione di sicurezza.
Ossia. Vabbè, di pubblico c'è comunque qualcosa, da quello ho capito. Questo è peggio, ma lo immagino se va avanti dalle 20:30 soprattutto. Qualunque cosa vada avanti da così tanto tempo è il male assoluto, a meno che non si tratti appunto del Signore degli Anelli. Detto questo, Maffeb, non posso fare niente per te. Devo chiudere. Domani si lavora. Devo rilassarmi. Sono arrivato a casa alle 7:30. Ho mangiato, mi sono messo in live. E ho bisogno almeno di farmi la doccia. Giusto per dire, perché a voi non importa se arrivo qua in live puzzolente. Ma ci sono delle persone e dei cani di là a cui importa. Anzi, devo anche portare giù il cane. Pensa a te. Pensa a te cosa dobbiamo fare. Portare giù il cane. A parte che mi sta dando insieme la vista, perché sto andando veramente di fantastiglioni di... Cioè, sto andando proprio bene, veloce anche. Comunque, allora, adesso chiudo, un minuto e chiudo, ma io ho fatto tutta una divagazione psicologica, quindi non ho fregato niente a nessuno. Signore, mi è venuto via il cork ancora. Ok, meglio. Che cane hai? Ho un bellissimo corgi che potete vedere nel video che ho fatto uscire di Assassin's Creed di un paio di settimane fa. Ho un cane incredibile che è arrivato nella mia vita da un mese ed è una gioia tutte le volte che entro a casa. È già diventato una star per tutti i miei amici. Sono diventato una star di Instagram e TikTok, guarda. C'è l'ultimo e chiudo. Comunque ho cominciato Unity e non ricordate quanti così lenti. Ma quelli moderni, Jack, sono molto veloci come giochi, A parte Valhalla, che è comunque pesante. Nel senso che proprio è pesante lui come si muove. Però è dinamico. Cioè, poi se passi da Odyssey, figa, non capisci più niente. Perfetto, ragazzi. Con questo modello io chiudo. Vi ringrazio di essere passati, mi spiace che devo chiudere così presto, ma esigenze di vita. Quindi vi ringrazio di essere passati, buonanotte a tutti. Continuerò in separata sedia e non dimenticatevi la live di settimana prossima in cui inizieremo a dipingere questi modelli che andrò a imbasettare off camera. Grazie mille a tutti e buona serata. Dov'è il mouse? Eccolo qui.